Il tempo tipicamente autunnale non ha fermato la Fiera di San Martino, qui a Cornier è molto rinomata e apprezzata. Sì, diciamo che noi ci pensavamo praticamente che il tempo fosse un po' meglio. Comunque diciamo qui non ci ha fermato, andiamo avanti perché è una fiera che si ripete da tantissimi anni e quindi man mano vogliamo sempre migliorarla. Quest'anno abbiamo portato anche dei cuori e quindi diciamo che il bestiame è anche arrivato, quindi non ci siamo fermati di fronte, diciamo, alle previsioni di maltempo. Sì, la particolarità dei cori che hanno cantato intorno, cioè attorniati da un folto pubblico. Sì, ringraziamo i cori che si sono esibiti oggi pomeriggio e diciamo sono cori tutto locali e pertanto praticamente hanno allietato un pochettino la fiera, quindi li ringraziamo proprio per questo. E siamo qua oggi di nuovo a Cornier con una giornata non proprio bellissima, ma comunque il tempo anche stavolta ci ha graziati. Abbiamo iniziato la domenica della fiera con stamattina con Santa Cecilia, la nostra filarmonica, stiamo continuando con i cori e abbiamo un'ottima affluenza nonostante la giornata non proprio neanche autunnale, quasi invernale. Siamo contentissimi così, signori, vi aspettiamo a dicembre ai mercatini di Natale a Cornier. Donne, donne, e chi mariano, senza gioia della mura. Donne, donne, e chi mariano, senza gioia della mura. E se cave, poi cos'è aggiusta, o donne che mangian, che la gioia della mura. E se cave qualcosa è aggiusta, o donne che il mangiam, che il cavea della mura. Salta fora una scusota, o rimanga pigliata rota. Salta fora una scusota, o rimanga pigliata rota. E se ne la giuste de galantom, mi si rebarderia de nascoter meum. E se me la giuste de galantom, mi si rebarderia de nascoter meum. Dietro l'uscio, el aveva sentito tutto, il marito dietro l'uscio, ed aveva sentito tutto, le salta for, col mattarello in man, e pinghe pume pan sulla crapa del maian, le salta for col mattarello in man, e pinghe pume pan sulla crapa del maian. Mariano, tutto ferito, non ha mosso neppure un dito. Il Mariano, tutto ferito, non ha mosso neppure un dito. Senza chiamar, tu torne a buca, a se stagna la crapa al posto del pignà. Senza chiamar tu ne abuca, a se stagna la crapa al posto del pignà.
Una nuova edizione della Fiera di San Martino a Cornie, Mauro Fava qui in veste di consigliere comunale e di consigliere regionale. Quest'anno sono qua in doppia veste, ho fatto una piccola parte di organizzazione aiutando un po' l'amministrazione, il nuovo assessore che è subentrato a me. E purtroppo quest'anno non abbiamo avuto il tempo che ci ha aiutato, ma c'è stato diverse situazioni che ci hanno anche dato gratitudine di aver creato questa giornata e di portare avanti questa Fiera di San Martino. In primo luogo vorrei ringraziare tanto la Coldiretti perché come tutti gli anni è disponibile e rende la giornata gradevole per tutti mettendo a disposizione i suoi banchi ma tutte le sue strutture per rendere la giornata come l'antica Fiera di San Martino. Abbiamo avuto gli animali un po' di meno rispetto agli altri anni per via delle cattive condizioni meteorologiche che precipitavano questa mattina alle 6 quando loro si cominciano a preparare. Abbiamo alcune novità, i cori in piazza, abbiamo altre novità che ci sono ancora come tutti gli anni delle attrattive che portano avanti da tutta la settimana, si è iniziato domenica scorsa con un messaggio di solidarietà verso l'Oris e si continuerà fino a domani per concludere la settimana di San Martino con la giornata dedicata alla fattoria didattica a scuola. Io colgo l'occasione in questo momento qua come veste di consigliere regionale per ringraziare sia il sindaco ma in primis la Coldiretti e tutta la gente che viene a aiutare per la fiera, da Marco Giacoletto Pappas a Renato, a Diego, a Vanni che anche se consigliere comunale per la persona che si presta a fare sempre tutto per il comune, resta altro che dire continuare così, io ci sono per quel poco che posso essere ancora a Cornie, ci sono e vi do una mano per tutto quello che sono a disposizione. E non poteva certo mancare il mercato di Campagna Amica alla Fiera di San Martino qui a Cornie. Sicuramente abbiamo anche per quest'anno ripetuto l'occasione per fare trovare i nostri prodotti, i prodotti di Campagna Amica, presenti sul territorio in modo che i cittadini di Cornie potessero assaporare prodotti genuini di stagione e soprattutto a chilometro zero. Come ogni anno continua il progetto, il laboratorio con i bambini delle scuole a lunedì mattina? Sì.
Lunedì mattina avremo presso il Salone dei Salesiani l'incontro tradizionale con i bambini delle quinte elementari. In questa occasione faremo conoscere ai bambini una serie di laboratori, 6 laboratori, destinati all'approfondimento delle tecniche di trasformazione della materia prima, per cui dal latte allo yogurt, dal latte ai formaggi, la trasformazione in pane, la trasformazione di miele soprattutto. E quest'anno come novità avremo anche l'esposizione di antiche varietà di mele, in modo che i bambini si possano rendere conto che non c'è solo quella varietà che trovano nel supermercato, ma in realtà il territorio offre anche una serie, una differenziazione di prodotti legati alla frutta, alla verdura, sicuramente con un gusto diverso da quello che trovano comprando il prodotto al supermercato. Siamo noi, è una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti penti. Questo bravo talento non sbagliamo mai, noi sapremo soltare le tue qualità. Dacci solo 4 monete che ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Firma qua, la formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da rifare. Vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Siamo in società, di noi ti puoi.